Ecco, io penso che l'aeroporto sia il simbolo perfetto dell'era che stiamo vivendo. Rappresenta molto bene le nostre vite in viaggio. Un viaggio che ormai è reso obbligatorio dalla globalizzazione ed un viaggio che riusciamo a fare ormai ogni giorno dalle nostre aziende o addirittura dalle nostre case. Ma il nostro aeroporto è anche il simbolo di Verona come crocevia, come luogo dell'incontro con il resto del mondo e delle relazioni che dobbiamo sviluppare con gli altri. Una città, un territorio aperto al mondo. È così che vogliamo essere oggi e domani. Parliamo allora del 2020. La data non è lontana. 10 anni sono un orizzonte a portata di mano. Sarà un decennio come tutti gli altri? Io non credo. Se guardiamo con grande attenzione ai cambiamenti in atto e ai tanti segnali deboli che emergono, abbiamo una certezza. Il futuro non sarà più quello di una volta. Siamo abituati a proiettare in avanti le categorie del passato, a spiegare ciò che avviene con i meccanismi già sperimentati dalla storia. Adesso dobbiamo cambiare, e anche nel nostro modo di guardare avanti. Per decenni noi abbiamo legato occupazione e crescita della produzione. Oggi i dati invece ci dicono che a fronte di una ripresa c'è una diminuzione dei posti di lavoro. Il PIL mondiale è cresciuto e crescerà del 4,6% nel 2010, ma i disoccupati nel mondo, secondo il Fondo Monetario, sono arrivati ad essere 210 milioni. 30 milioni solo negli ultimi 3 anni per effetto della crisi globale. E sarebbero stati 53 milioni senza gli incentivi varati dai governi. In Italia, secondo le ultime stime di Confindustria, aumenterà ancora il tasso di disoccupazione, arrivando al 9,1% nel 2011, nonostante una crescita che sarà positiva sia quest'anno sia l'anno prossimo. Questo vuol dire che per riassorbire la disoccupazione non basterà aumentare l'attività economica. Sono in atto dinamiche che legano mercato del lavoro e occupazione, tutte da scoprire e da gestire con un approccio nuovo. La partita aperta delle relazioni industriali sarà una tra quelle più importanti per affrontare il prossimo decennio con responsabilità. Noi vogliamo un paese moderno che abbia al centro la produttività e un nuovo patto sociale per costruire insieme alle nostre persone, nelle nostre fabbriche, il nostro futuro. Anche la crescita sarà diversa, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta. I paesi emergenti sono emersi e sono ormai parte integrante dell'economia globale, tanto che hanno vissuto con noi la crisi e adesso, come noi, meglio di noi, progettano la ripresa. Creano una domanda nuova, ma che non è una domanda incrementale che accrescerà le nostre esportazioni così come sono. È un'altra domanda, che crea prodotti diversi, con modalità d'accesso al mercato diverse. Insomma, se vogliamo agganciare la ripresa che viene dal mondo, dobbiamo cambiare. I paesi emergenti nel 2020 arriveranno a pesare per il 50% sull'intero import mondiale. Nel 2016 la Cina supererà gli Stati Uniti d'America. Noi esportiamo, ma lo facciamo soprattutto nei paesi vicini, che crescono poco. In quelli lontani, che crescono molto, non ci siamo ancora. Ma nel mondo si modifica anche l'offerta. Nel mondo cambia la specializzazione delle diverse aree. Non basta più il paradigma che distingue tra economie a basso costo ed economie ad alta efficienza. I paesi emergenti nel 2011, che vuol dire domani, rappresenteranno il 50% del PIL mondiale, cioè quanto i paesi avanzati. Nascono nuove filiere produttive, reti mondiali che sostituiscono la delocalizzazione tout court, per rispondere in modo ottimale e flessibile a cosa, dove, come e per chi produrre, seguendo vantaggi non solo di costo. Abbiamo quindi davanti a noi una competizione nuova, una nuova mappa mondiale della produzione. La Cina ha cresciuto del 25% gli investimenti in capitale fisso nei primi 8 mesi di questo anno,
La previsione di investimento per l'Italia per tutto questo anno è di un modesto 2,7. Insomma, i terribili concorrenti di oggi giocano ormai alla nostra pari sui mercati mondiali. Le ragioni di ciò che ci succede intorno a noi ormai sono sempre più lontane, eppure ci determinano in un modo inevitabile. Dobbiamo quindi tutti essere consapevoli, e sono sicuro gli imprenditori già lo sono, della complessità e dell'importanza delle sfide che abbiamo di fronte. I nostri punti di riferimento devono cambiare, il 2020 non sarà la proiezione dell'oggi.